Comunque sì, sono contento per la prestazione, ma soprattutto per la vittoria di sabato ad Ascoli. Io spero di fare la stessa prestazione che ho fatto ad Ascoli, però soprattutto cercheremo di portare a casa i 3 punti. E adesso sto giocando e ho giocato e sto in B, che nessuno mi conosceva l'anno scorso, è merito suo. Cioè, ci vogliamo bene, quindi sono contento di averlo come allenatore. Poi mi impegno e pure se non è un ruolo mio cerco di dare il massimo. Mi ha infastidito il fatto che in 31 giornate di campionato tu non abbia mai avuto la possibilità però di far vedere le tue potenzialità nel tuo ruolo. Sicuramente, però ti ripeto, io purtroppo vorrei giocare in quel ruolo là, però sono a disposizione del mister e se il mister mi chiede di giocare là, io do il massimo in quel ruolo. Vabbè, il tifoso viene allo stadio sia per fischiare che per applaudire, come tutte le piazze, quando si fa male si va male, quando si va bene, quindi noi ci crediamo e daremo il massimo in queste 2 partite. Per dirla napoletana, manca un po' di cazzino questa squadra. Sicuramente manca la cazzimma. Però purtroppo siamo molti, molti ragazzi, siamo giovani, quindi ancora dobbiamo cacciare questa cacciata, diciamo così. Quindi la cacciamo tutto sabato, lunedì e sabato. Io ti dico la verità, lo guardo pure mentre si fa la doccia, quindi pensa un po' come mi aiuta, ma soprattutto pure con Gigi, che per me, dopo insieme a Ciccio, sono gli attaccanti più forti della Serie B. Sì, è un ragazzo, diciamo così, un ragazzo d'oro, Ciccio. È un ragazzo che sta al posto suo, viene, si allena, non si lamenta mai, pure se non gioca, come sta succedendo. È un ragazzo che mi sta facendo crescere e io lo ringrazio. Tutto futuro come lo immagino, un bianco verde, un colore magari. Perché no? Perché no? Per il momento nessuna quota. Solo che sto a disposizione dei miei compagni e ti dico, preferisco più fare assist che gol perché per me l'assist è come un gol.